Bandara furgone è carico, noi siamo carichi, Spagna, noi si arriva. Allora, primi 10 minuti di viaggio, cosa ci siamo già scordati? La cosa più importante è la birra. Dove l'abbiamo lasciata? A casa, no, nel frigo di Manfred. La cosa più importante è le casse Bluetooth. E dove sono finite? Pietro aveva detto che riportava, invece ha già deluso tutta la pompa. E poi intanto vi spiego che le casse Bluetooth non servono quando hai la Marta di fianco che parla. È tappato. Disagio. Dopo 6 ore ho un timpano che non funziona va più mia, per colpa sua, perché urla tantissimo. Che palle! Se no non mi si Basta! Sente! Non ti sopporto più, non lo sopporto più e ho tantissima pipì e non mi lascia andare a fare la pipì. Siamo arrivati in terra straniera, abbiamo oltrepassato il confine, siamo a Menton. Volevo solo farvi vedere la condizione lurida del pulmino, in che condizioni è dopo solo 4 ore di strada e 350 km percorsi. La situazione non è delle migliori. In Italia questi non ci sono, quelli grossi più grossi. Bisogna incazzarsi. Pix Max per Max. Maggie, dove sono i bagni? Sono là dentro i bagni. È stato bellissimo poter fare la pipì dopo 6 ore che non mi lasciavo fare la pipì. Sì. Una canzone che stia a posto mio non c'è, eccola qua, è come se foste con me, è come se foste con me, è come se foste con me, sulle mani pulmino! Bandara pausa pranzo. Bandara riso. Com'è questa insalata di riso fatta dalla Marta? Buonissima. Mai sentito un'insalata più buona. Cosa c'è dentro? Decantaci gli ingredienti. Dai, diccelo, Manfred. Vediamo se li trovi tutti. Allora, vedo dei cetrioli, dei peperoni, fagioli. Buoni. E basta, poi insalata. Pomodori, tonno, cazzo, mozzarella, uova, prosciutto. Poi cosa cambia? Uovo l'ho detto, il mais. Perché Bandarabà scelgono solo le migliori location per il pranzo. Il casello dell'autostrada. In mezzo ai camion. Perché tenere una canzone che stia al posto mio non c'è. Eccola qua. Ragazzi, siamo a meno di 100 km da Barcellona e usiamo tutto il tempo che abbiamo nel modo migliore. Raccontaci che cosa stai facendo. Sto facendo il daily diary video di oggi. Bene, quindi guardate il video, follow e support us. Ci siamo, Barcellona, siamo quasi arrivati. Siamo arrivati a Barcellona, la polizia ci sta scortando. Dove ci sta scortando? Ci sta scortando a un parcheggio privato, perché quello che avevamo selezionato noi purtroppo non ci ospita perché abbiamo un van troppo alto. Quindi abbiamo fermato due poliziotti della Guardia Civile, gentilissimi, e adesso siamo direttamente scortati dalla polizia a un parcheggio. Aspetta, chiediamo di mettere i lampeggianti. Di accendere i lampeggianti. Allora, io pensavo ci stessero scortando. No, non ti fermare. Ci stessero scortando in carcere, invece no. Questo non si può mai sapere, vediamo quando arriviamo. Bene, adesso... venite, vi porto al parcheggio. Hanno detto che ci portano al parcheggio. Scopriamolo. Ya estamos. Hola. Salud.